La seduta di consiglio comunale si è svolta, finalmente si è svolta, come annunciato, con i rappresentanti del centrodestra che per l'ennesima volta hanno indossato le famigerate magliette che chiedono le dimissioni del sindaco per toglierle successivamente, come richiesto da Antonio Blasioli. Ad aprire gli interventi è Carlo Masci, che ripercorre i fatti del giorno, dalla rottura della condotta fognaria fino al divieto di balneazione, firmato e mai reso pubblico. Capire che cosa ha fatto il sindaco e soprattutto perché si è comportato in quel modo, perché non ha avvertito la città. Io ho fatto un semplice esempio: se un amministratore di condominio avesse agito come il sindaco, credo che i condomini l'avrebbero mandato via immediatamente. Invece noi stiamo ancora mantenendo un sindaco che ha mentito alla città su una situazione drammatica come quell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nel periodo estivo, perché poi stiamo parlando di un periodo in cui decine di migliaia di persone hanno fatto il bagno non sapendo quale rischio correvano. A partecipare al consiglio straordinario tanti cittadini, ambientalisti e anche gli attori interessati dal caso balneabilità, l'ARTA, l'ASL di Pescara e diversi rappresentanti di associazioni ambientaliste. Le prime puntualizzazioni arrivano da Giovanni Damiani, il direttore tecnico dell'ARTA, che spiega il caso OxyStrong. Questo acido è stato autorizzato con una serie di prescrizioni. Primo, dosi molto blande, ma veramente molto blande, e stiamo parlando di 0,4 mg per litro. Secondo, non è stato messo nell'ambiente in nessun modo, ma abbiamo suggerito di metterlo dentro la condotta fognaria per dare una disinfezione. Si parla quindi di una limitazione del danno, perché nel momento in cui c'era l'incidente e dovevano sversare, almeno è stata data una prima disinfezione. Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza regionale, assessore all'ambiente, nel corso del suo intervento spiega le difficoltà dell'intero servizio idrico. Fin da quando siamo diventati governo della regione ci siamo messi al lavoro recuperando il lavoro non svolto da chi ci ha preceduto, un'eredità pesante, perché si parla di circa 100 milioni di euro disponibili dal 2011 e non utilizzati per ben 3 anni. Fatto grave, gravissimo, perché questi interventi interessavano l'intero sistema depurativo e fognario regionale e soprattutto afferivano per una buona maggioranza, per oltre il 60%, il bacino del fiume Pescara. Infine le contestazioni dei presenti, con foto di ragazzi che hanno riportato dermatiti non riconducibili però al caso balneabilità. Secondo la dottoressa Carla Granchelli dell'ASL di Pescara, che nel suo intervento ha presentato i dati di accesso al pronto soccorso di quest'estate, con quelli dello scorso anno non hanno mostrato alcuna variazione.